E ciao ragazzi, qui Endergal che parla e bentornati in questo nuovissimo video di God Simulator. Allora, perché sto volando? Cosa è successo? Perché stavo volando? C'è stata un'unione tra il video dell'altra volta di nello spazio e la mappa di oggi. Ma perché volo? Ma che problemi? Perché non vanno i miei poteri? Ma che... Cioè, io ho speso un sacco di tempo per scegliere le capre così. Adesso io devo uscire perché non è tanto le capre, che è bello. Ah, ok, quindi gioca. Che bello, ragazzi, siete contenti di questo? Vabbè, così vedete anche le capre che avevo scelto. Allora mi dà doppio salto, inventory. Capra mago e capra Zeus. Zeus non l'avevo messo però, già che ci siamo. Ora il caricamento sarà lunghissimo, che noia, però amen, perché cioè mi aveva fatto un bug strano. Ora è normale, sì, vabbè. Oddio, sono tipo esploso male, però va bene, good job. Cioè non ci credo. Ho attivato lo slow motion e non volevo. Non ho sparato a voi. Tranquilli. Allora, a sto punto, vieni qua. Molle ti chiami, tra l'altro. Ok. Allora. Oggi, ragazzi, ancora non l'ho detto, ma faremo cavolate del tipo... Oh, pum. No, andiamo. Cioè, io ho tirato una palla di fuoco e di fulmine contro un camion. Ho mancato il camion, ho preso un lampione, il lampione mi è caduto in testa, sono stato lanciato via e il camion è esploso. Sì, vabbè, ho fatto 54 punti a caso. Ok, guardate. Vabbè, potete volare via quelli. Ma là c'è il vetro. Dimmi che posso entrare. No, perché no? No, non voglio quello della luce. Scusate, non volevo rompervi tutto. Beh, togliamo le prove, va là. Ah, dopo voglio provare una capra tra l'altro, ragazzi, che è molto bella. Okay, no, la bodyguard, no. Via. L'ho presa nel mio inventario. Guardate la palla di fuoco. È esplosa la palla di fuoco. Ok, lasciamo via la bodyguard. La... Maledetto. No, aspetta, raga, contatta quelli del ristorante per chiamare la polizia, non è il cellulare, chiaramente. E questa è la bodyguard, era lì davanti, è per forza la bodyguard. Peccato che si è incastrato su un muro. Che bella bodyguard. Dai, bodyguard. Ok. Cioè, potevo prenderlo con l'inventario e portarlo in acqua, però. Svenuta sulla sedia e poi il tavolo gli è caduto in faccia. Siete una famiglia strana, cari miei. Vabbè, io ti bombardo per sicurezza. Facciamo un po', ok, di pulizia. Com'è qua in giro? È perfetto. Ok, salve, vorrei sì la teiera grande. Posso del... Avete del tè alla pesca? Capra, restaurant... Ok. Non avete il tè? Mamma mia, mi esplodo! Vabbè, li ho più o meno esplosi. Forse... non è la giornata ideale. Andiamo... No, la corona non la prendo, perché è un bug totale. No, mi sono glitchato. Sono glitchata perché ragazzi, ribombardo allora. Vabbè, ripartiamo, va, perché ho fatto anche troppi casini.
Allora, caricati. Tanto non è che hai molto da caricare, gioco mio. Ok, allora siamo arrivati. Facciamo un altro giro questa volta. Ecco. Tipo se io togliessi questo. Ho preso un serbatoio. Ok. Ho preso un serbatoio, ho preso un camion. Questo lo butto. No, dai, devo ricominciare di nuovo, non ci credo. Per via dei bug! Che noia! Allora, riavviamo per l'ultima volta. Facciamo le cose fatte bene. Ok? Perché non chiedetemi perché, però. Cioè, non è colpa mia se riavvio la mappa così tanto, però. Cioè, se ogni tanto la capra smette di camminare. Ah, non è colpa mia. Allora, andiamo come abbiamo fatto prima. Qua c'è un sentiero. Ah, forse ho capito. No, non c'è un sentiero. So dove sta andando. Ok, serbatoio preso. Partita una musica un po' strana. Preso il serbatoio. Vabbè, il camion esploso. Beh, ce lo prendiamo. Allora, io intanto quelle lì le faccio esplodere. Primo, secondo. La macchina. Io ve la prendo. E poi mentre siamo in aria premiamo I ed lasciamo camion e l'automobile. Ok, un po' di inquinamento in mare non fa mai male. Ah, non era così il detto? Vabbè, insomma, avete capito. Mio Dio. Cioè, quella il camion, che è quella roba nera, sotto sembra tipo un pezzo crollato di quella torre là, cos'è? E invece la macchina invece è una macchina che galleggia. Sento urla. Ok. Esplosa la macchina. Esploso tutto, esploso. No, c'era un tizio fino a pochi minuti fa. Anzi, fino a pochi secondi fa. Ora è scomparso, fatalità quando ha tirato la bomba. Mi sa che quel tizio non se l'è cavata molto bene. Dopo andiamo a guardare per vedere se è ancora vivo, ma non credo. Ok. Non lo vedo. Chissà dove sarà volato con l'esplosione. Cioè, cosa? Perché ci sono due? Sono volanti, stico. Ma non li posso neanche. Ma cosa? Cosa sta succedendo oggi? Ok. Allora, buttiamo giù. Oh, non è esploso il camion. Ah! Ah! Sono stato schiacciato dalle macerie. Aiuto! Sono esplosi dei camion. Pum! Schiacciato! Bellissimo! Vabbè. No. Oh, signore maledetto. Volevi fregarmi i prodotti, eh? Cosa sono? Hai i calzini, non hai neanche le scarpe. No, la Biggie, ecco. Almeno posso dire signore, posso dire Biggie, perché ti chiami Biggie, non sei più un signore qualsiasi che cammina per strada. Biggie, muori. Sì, ma signora, cioè, ho preso un tizio e l'ho lanciato in mare e l'ha sfondato tutto, cioè. Un commento, questi piangono davanti al bar perché costa troppo. Oh. Tornate a lavorare in fabbrica. Ma tutti che piangono. Dai. Adesso una cragnata. Ah, casini, casini, casini. Dai. Ai, 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 anche troppi casini. Ehi. Questa porta è strana, la posso aprire? No, lo prendo come un no. Ok, facciamo così. Dopo non c'è niente. Così. Prendiamo la bici. Ecco qua, la capra in bici in fretta. Va bene, non posso usare la capra in bicicletta. Vabbè, dove ci siamo incastrati prima. Qua c'è un negozio di. Wanted, va bene.
sono incastrato. Sfondiamo la porta. I cap non sanno aprire le porte, le sanno sfondare. Aiuto! Oh, Dio. Scappiamo! Aiuto! Ah! Esplosione ovunque! Via, 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 via. Allora, poi in questo Putin Hotel. Putin. Oh mio Dio. Facciamo un po' di caos e bordello, ok. Oh mio Dio. Va bene. E anche qua. Ah, aspetta, mi ricordo c'era una zona era molto bella. E ecco qua le bancarelle. Una, il tizio qua l'ha distrutta. E l'altro pure. Va bene. Allora, vi aiuto un po' con le pulizie di primavera. Vabbè. Non credo ne abbiano molto bisogno. Poi, allora, di qua mi sono preso l'ampione. Di qua abbiamo un ristorante. Ehi, aprite! Vabbè, vi devo sfondare le finestre. Cosa urlate? Siete voi che non mi aprite? Capite, le porte sono rotte. Oh mio Dio. Morite tutti. No, aiuto. Lo butto in mare. Allora, usciamo un attimo. Torna a menu principale. Gioca. Got City Bay, ok. Dov'è che è? La capra tornado. Ah. Sì. La capra tornado. Non è che la invento, ogni tanto in realtà non ci serve, però. La capra tornado è perfetta, ragazzi. Allora. Non so cosa dire per la capra tornado, ragazzi. Cioè. Cosa? Allora, intanto l'estetica è questa. Lo dico così molto tranquillamente perché fa questo. E vedete, beh, cosa c'è di male? Vabbè, sì, fa il tornado, è puramente estetico o fa qualcosa? Qualcosa lo fa. Ora, qua c'è poca roba, non fa molto casino qua. Lanciato una tipa. Ecco, ma... Okay. Tirato una testata uno, anche quest'altra, dai, poi. La cosa più bella, secondo me, è usarlo ad esempio qua sulle bancarelle. Signore, cosa vende lei? Vende frutta e succhi di frutta. Perfetto. Ora, perfetto. Mi dia quella frutta, grazie. E il pomodoro. Senti, se il tizio non c'è più, guasse, mi dia il pomodoro. Allora dammi la Coca-Cola. Non mi ascolti? La bancarella dell'altro è scomparsa nel frattempo. Cioè questa ha visto tornato di fianco a sé, ha detto meglio levare le tende. Oh, è stata spiata nel tornado. Vabbè, io per sicurezza un'altra volta. Vive i rifiuti in mare, tra l'altro. Ci portarmi tutto in mare. Yay! Va bene. Ah, questo torna a lavorare nella sua bancarella, anche se non esiste più. Ok. Cosa sta facendo? Va bene. Stava ballando la capoeira. Poi, boom! Boom! Guarda che maledetti che... Cioè, ragazzi, sono riuscito a entrare senza rompere la porta. Quelli ballavano, maledetti. Dato te... Guarda, ti lancio via lo sgabello e ti rimani seduto. Guarda, è già strana sta roba. Ma io prendo... Adesso scateno un tornado dentro un ristorante a caso. Perché voi ballate quando io mi schianto. Non è questa la cosa migliore. La cosa migliore è quando rompete le finestre. Rompete le finestre. Ecco qua, bellissimo sto locale tra l'altro. Aiuto. Ok. Questo... Dico aiuto che sono un tornado, però vabbè. Cosa è successo? E boom! Fate questo, così tutto. Quello era fuori dalla finestra. No, tutto no, però. Magari qualcosa vola anche fuori dalla finestra, se siete fortunati. Aspetta, mettiamoci così come se fossimo una vittima. Com'è che si mette a... Ecco qua. Vedete? Guarda che bello.